Serie B con la settima giornata che si sta disputando, tra i risultati maturati e arrivati nel corso della domenica spicca sicuramente la prima sconfitta in campionato del Pisa, seconda se si considera anche la sconfitta in Coppa Italia per gli uomini di Filippo Inzaghi. La Juve Stabia vince per 2-0, termina a 0-0 invece Salernitana e Catanzaro, la Sampdoria riesce ad imporsi invece per 3-1 sul Modena e poi anche la vittoria netta del Cesena per 4-2 sul Mantova, i due appuntamenti che andranno a completare il quadro di questa settima giornata previsti per la giornata di lunedì su Tirol, Palermo e la sfida tra Brescia e Cremonese. Ma facciamo un salto indietro e torniamo a ripercorrere tutti i gol arrivati nel corso della domenica. Funziona la cura sottil a Genova con la Sampdoria che dopo Sud Tirol e Genova batte anche il Modena. Succede tutto nella ripresa, a sbloccare il match è l'ex Como Ioannou. Poi in tre minuti la Samp chiude. Prima il timbro di Tutino al 76esimo, poi il Massimo Coda a trovare il punto dello 0-3 al 79esimo. In finale la rete del Modena porta poi la firma di Beiku. Un gol per tempo e tre punti poi per la Juve Stabia che batte la capolista Pisa. Ad aprire le marcature è Varnier al 12esimo, a 7 dalla fine e poi Artistico a fissare il punteggio sul definitivo 2-0. Gol e spettacolo poi tra le neopromosse Cesena e Mantova. A sbloccarla i padroni di casa dopo 5 minuti con Christian Spendi, il raddoppio al 21esimo e poi griffato da Kargbo. 3-0 che arriva in chiusura di prima frazione. Il gol è di Prestia. Al 58esimo la prima rete degli ospiti porta poi la firma di Redolfi. 12 minuti ed è poi Tavsan a riportare a 3 i gol di distanza tra le due squadre. Nel finale il gol del definitivo 4-2 e poi firmato da Ruocco. Termina poi 0-0 la gara della Recchi tra Salernitana e Catanzaro. Salernitana e Catanzaro che dunque ottengono un punto a testa e si portano rispettivamente a 8 e a 7 punti in classifica, 3 punti importanti invece sia per la Sampdoria che si porta a 8 e che per la Juve Stabia che appunto si è imposta sul Pisa e dunque la Juve Stabia si porta a 11 punti, fallisce nell'obiettivo di allungare la corsa in vetta alla classifica al Pisa di Filippo Inzaghi che resta fermo lì a 16 punti ma comunque in vetta alla classifica.